Di nuovo in diretta da Villamare con il TG Estate per questo martedì 14 agosto. Andiamo a Torrossaia tutti uniti con il cuore. Questo è il titolo che è stata data a questa serata di solidarietà organizzata a Torrossaia per il 17 agosto dall'associazione Carmine Speranza. Abbiamo qui il presidente Alfonso Speranza di questa associazione che svolge veramente attivamente il ruolo che si è imposto, cioè anche quello di aiutare il territorio di defibrillatori, che credo che sia un progetto davvero bello, ambizioso e importante. A che punto è questo progetto? Allora, dopo 2 anni di attività, ecco, noi abbiamo donato 27 defibrillatori in comodato d'uso gratuito e abbiamo istruito 3.000 persone che sono nelle condizioni ottimali di intervenire in caso di arresto cardiaco e di primo soccorso. La gratificazione più grande dell'associazione è che 5 persone in circostanze diverse, in momenti diversi, sono state salvate da persone normali che hanno partecipato ai nostri corsi. Io vi invito alla serata del 17 agosto, dopo d'ora vi spiego nel dettaglio come si svolgerà la serata, perché sarà una serata ricca di eventi e potete contribuire all'operato dell'associazione con le vostre offerte, perché ripeto, ci sarà di tutti in quella serata. Ecco, qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo è di fornire quanti più defibrillatori possibile sul territorio e di trasmettere sempre nel Cilento in particolare, ma poi estendendoci la cultura del primo soccorso, che credetemi incomincia adesso, fino a qualche tempo fa non c'era. Sicuramente avete fatto da stimolo. Sicuramente, poi chiaramente il caso Morosini, che tutti ricorderete, ha aumentato, ecco, le richieste da parte di coloro che vogliono partecipare ai nostri corsi, che sono completamente gratuiti. Allora, questa serata quindi servirà a raccogliere anche fondi, però sarà comunque una serata di spettacolo, di divertimento, di animazione, anche momenti di confronto e sono stati previsti. Qual è quindi a che ora intanto si inizia? Allora, iniziamo alle 18 con i bambini, che abbiamo previsto una sessione per i bambini, e poi alle 21 inizierà la serata per gli adulti. I bambini avranno a disposizione dei gonfiabili in piazza e dei pony, in più avranno l'animatrice, quindi dalle 18 alle 21 loro potranno giocare nella piazza di Torrossaia. Alle 21 ci sarà una tavola rotonda dove interverranno molte persone della ASL, dottore Di Fluri e vari dirigenti per quanto riguarda, diciamo, il primo soccorso, e poi la serata sarà animata da Espedito De Marino, che è il chitarrista di Murolo, e poi ci sarà il maestro di ballo Antonello Calicchio con delle sue esibizioni. Diciamo che è un campione di danza. Sì, poi dopo magari ve lo dirà lui. In più ci saranno i briganti degli Alburni. In tutto questo abbiamo previsto anche degli stand gastronomici che ci permetteranno di raccogliere sempre qualche fondo per poi raggiungere il nostro obiettivo, che Alfonso ha spiegato bene prima. Quindi più persone interverranno, più fondi raccogliamo e più il territorio sarà cardioprotetto. Bene, ecco, questo poi è l'obiettivo, di rendere il territorio del Cilento, ma poi a seguire quello che è circostante al Cilento, cardioprotetto. Si esibirà anche questo giovane ballerino che è proprio del comune di Torrossaia, di Castel Ruggero, sì. se non ricordo male, che è un campione nella danza, campione regionale, campione, ha vinto l'interregionale, insomma è italiano, per cui è un grande esperto della danza, immagino che ti esibirai. Sì, prenderò parte anch'io a questa serata perché credo nei principi di questa associazione e in tutto l'operato che svolge sul territorio. Ecco, quindi insomma, sarai solo tu o con un gruppo? Allora, ballerò con una mia allieva e con un'altra ragazza. Secondo te perché è importante sposare questo progetto? È molto importante perché comunque diffondere le nozioni di primo soccorso in tutto il territorio comunque ci dà una marcia in più. Bene, allora non dimenticate l'appuntamento 17 agosto a Torrossaia, tutti uniti con il cuore. Allora andiamo a parlare della sagra Rifasul, detto bene in dialetto. Certo.
Perché è una sagra che si tiene a Casalbuono, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. È una sagra che propone praticamente un prodotto tipico di Casalbuono, che sono appunto i fagioli. È iniziata ieri sera, terminerà questa sera, 14 agosto, quindi avete ancora un'opportunità da sfruttare, quindi questa sera recatevi a Casalbuono per degustare questi fagioli. Perché noi siamo con il presidente della Proloco, perché sono speciali? Perché sono fatti ancora con un sistema tradizionale della vecchia cultura contadina, quindi ancora coltivati a mano, senza l'industrializzazione, tranne per la prima parte, diciamo, la aratura con i mezzi meccanici, poi tutto il resto avviene ancora manualmente, addirittura anche la scelta delle sementi, la semina viene fatta con il classico chiandaturo, non so se voi lo conoscevate, insomma è un attrezzo fatto un po' a L con una punta dove poi si fa il buco nel terreno e alla fine si inserisce il fagiolo e si ricopre di nuovo con il terreno, sempre a mano. Poi poi c'è la sbucellatura, dopo la crescita, la maturazione, dopo il raccolto, sempre a mano. Si fa la sbucellatura sempre a mano, poi si mettono a riposare, ad essiccare, dopodiché si aprono, ecco, con un sistema che forse ricorderete bene, si mettono tutti insieme nei sacchi e si percuotono con un bastone, oppure addirittura si fanno uno per uno così. Perché? Cosa serve questo passaggio? Questo passaggio serve per non far perdere appunto quelle che sono le caratteristiche organolettiche di questo nostro prodotto, perché non abbiamo solo uno, ma abbiamo recuperato sei quali ecotipi, grazie anche a un progetto fatto dall'amministrazione comunale, perché è titolare appunto di questo marchio certificato d'eccellenza, come puoi vedere, quindi che è depositato presso la Camera del Commercio di Salerno e che adesso sta per arrivare al riconoscimento, ecco, del Slow Food e dell'IGP, comunque tutti i passaggi che prevedono una serie appunto di certificazioni di qualità e di una tecnica, insomma, tradizionale, che è quella che usiamo noi. Addirittura quindi anche l'irrigazione non è fatta più, è fatta con i classici canali che attingono dal fiume Calore Lucano, che quindi ci permette di avere sempre acqua fresca e quindi corrente, quindi non stagnante. Quindi risparmio anche. Risparmio anche, esatto, anche risparmio, quindi alla fine per privilegiare sempre il prodotto. Con questo, ecco, perché poi un'altra caratteristica, ecco, della tipicità è che questi fagioli non vengono messi in distese e sterminate, ma vengono per esempio accoppiate con il mais, con alcuni tipi, quindi come i rampicanti, così, ecco, quindi... Perché? È perché così, ecco, il terreno dà quella forza e quelle qualità che ha il mais, insomma il mais con i fagioli, e quindi si mischiano queste caratteristiche dei terreni che danno appunto il caratteristico sapore del nostro fagiolo, che si differenzia da quelli degli altri fagioli, che pure sono ottimi, per l'amor di Dio. Quindi noi abbiamo avuto modo di confrontarci con i fagioli Sarconi, non so se l'ha sentita, i fagioli di Controne, che però ne fanno uno solo, e quindi anche nella Veninese ci sono molti, molti fagioli, e effettivamente ogni ecotipo ha la sua caratteristica particolare, il suo sapore particolare. Poi altri tipi di fagioli, perché ripeto, noi abbiamo sei qualità, altri tipi di fagioli poi vengono piantati dopo la mietitura e quindi dopo il raccolto del grano nei terreni in cui c'è stato frumento, quindi grano, orzo. Ecco, ma quante ne producete all'anno? Ecco, proprio perché la caratteristica è che non sono distese, diciamo, di solo fagioli, quindi questo comporta una riduzione un po' del 30%, diciamo, di tutta la produzione. Però siamo su un potenziale di distesa di 30-40 ettari, diciamo, del territorio, riusciamo a produrre un quintale ad ettaro, quindi 30-40 quintali, però poi questo si riduce ancora appunto del 30% e siamo sui 10 quintali. Che usate, immagino, tutte per la sagra? No, vabbè, per la sagra no. No, la sagra ancora non sono i numeri, cioè molti vengono consumati per il consumo locale, perché i produttori, ecco, non sono ancora consorziati in maniera, diciamo, cooperativistica, ma seguono un disciplinare e quindi anche loro ancora vivono di agricoltura, certo. Quindi si consuma il fagiolo, poi ecco, una parte viene poi distribuita
distribuite in queste confezioni con il marchio certificato. Sono tre. Per cui si possono anche acquistare durante le serate questi, questi fagioli? Non solo durante le serate, ma nell'arco di tutto l'anno, perché poi abbiamo creato una rete con i negozi locali ed anche fuori dal nostro territorio, nei paesi limitrofi. Infatti chi richiede di vendere il prodotto espone un marchio, una tabella che appunto sta a indicare che in quel negozio, in quel bar, in quel ristorante, in qualsiasi attività commerciale che appunto può vendere questi prodotti, c'è il fagiolo di Casalbuono. Bene, insomma, complimenti, perché è chiaro che è un progetto bello, importante, veramente di recupero di antiche tradizioni, che coinvolge soprattutto i contadini, gli agricoltori. Lo stiamo valorizzando perché possa produrre anche economia e quindi un ritorno per il paese, e soprattutto cercare di un po', diciamo, tamponare l'emigrazione dei giovani e di farli riavvicinare anche all'agricoltura, non solo, pure appunto a tutte le altre professioni che può ruotare attorno ad un prodotto, perché poi c'è bisogno chi lo fa veicolare, chi lo promuove, chi si occupa della pubblicità, insomma ci sono altre figure professionali dietro anche ad un prodotto agricolo, non c'è soltanto chi lo coltiva. Ha portato dei fagioli, e qui che cosa c'è? È un dolce, questo è un dolce fatto con farina di fagiolo, si chiamano i cesarini. Cesarine, che viene da cesariana, appunto, ecco la tradizione. Nel nostro prodotto c'è una tradizione, c'è una cultura, c'è una storia, c'è un territorio. Cesarini perché da cesariana, che è l'origine, era l'agglomerato, diciamo, dell'antica Roma, dove è nato, poi ha preso i natali il paese Casalbuono, insomma, a seguito della distruzione appunto di questo gruppo di abitanti che avevano appunto, si erano fermati salendo dalla Grecia, si erano fermati. Quindi avete recuperato anche questa ricetta? Abbiamo recuperato questa ricetta. E guarda un po', era fatto di fagioli? Sì, di farina di fagioli, perché il fagiolo farinoso, in questo caso i risi, quindi abbiamo creato, ci siamo inventati più questa cosa, perché proprio perché anche si faceva pure la farina con i fagioli, e quindi non solo la pasta, questo per esempio pure per i ciliegi, potrebbe essere una buona alternativa. E ci saranno anche nella sagra di stasera? Ci sono, sì, ma è vero che ieri poi sono andato a Ruba, perché ecco, poi le confezioni sono molto pratiche, diventa anche uno stuzzichino, uno snack, insomma, per chi vuole anche consumarle velocemente, anche di spiaggia, tenendo però appunto di stare attenti di non esporli al sole. Sì, certo. Allora, a che ora aprono gli stand? Questa sera 14 agosto a Casalbuono per la sagra del fagiolo. Allora, iniziamo alle 18 con l'apertura degli stand, dopodiché alle 20 poi ci sarà, appunto inizia proprio la sagra in sé per sé, e poi con tutta la degustazione di tutti i piatti che avete visto sul... Quindi non ci sarà la fagioli, le userete per fare primi, secondi, e li utilizzerete diversi pietanze. Per questo, che c'è solo fagiolo, cioè se si cerca qualche altra cosa non la trova, perché noi appunto per noi la sagra non ha cambiato quello che sono effettivamente quella che è proprio l'etimologia di sagra. Cioè quindi trovate l'agane e fagioli, scarole e fagioli, a me piace moltissimo, fagioli sulle frese, porcini, fagioli e zucca, fagioli e cotica, pizza con fagioli, insomma una cosa leggera, panetto del borgo, e poi ci sono i cesarini che abbiamo appena conosciuto. Ora cercheremo di conoscerli meglio con un assaggio. Mi è dispiaciuto non portare il piatto come mi avevi chiesto, pronto, perché sono andati a Ruba ieri, abbiamo finito tutto e stavano cucinando proprio adesso. Meglio così, dovrete andarlo, io dovrò andare a assaporarlo stasera, e anche voi. Avremo piacere, anzi ecco, ti volevo proprio invitare, se non sarà con piacere, così poi puoi toccare proprio, no, degustare. Proprio con la bocca direttamente, io poi quando tornerò lunedì vi dirò come è andato.